c'è nella nebbia in Valpadana. Ci son cose che a dirle non ci credi, non ci credi nemmeno se le vedi, a parte il fatto che non le vedi. Che cos'è questa nebbia in Valpadana? È un fenomeno dell'umidità. Se rimani intrappolato dentro, si incasina la mentalità. Istituti di credito, banchieri che si impiccano, le mani si puliscono, i piedi se la squagliano, le amanti non si lasciano, le mogli si intromettono, i mariti le perdonano, ma dopo le trafittano, le strade non finiscono, i croci non si vedono, i semafori non servono, i cammelli non esistono, nebbia in Valpadana come una sottana, sotto tanti affari, calmi gli altri mari, nebbia in Valpadana. Nel mare bello e Napoli si tuffa, gli viene un embolo, trasite l'indovicolo, cantate nel citofono, c'è Nara, fa il miracolo, fammi morire a Pusillaca. Uccelli che tossiscono, piccioni che stramazzano, i cani fanno la cacca, ci vuole la paletta, le lucciole passeggiano, i viato si assomigliano, le macchine si fermano, gli autisti non esistono, modelle che sculettano, culetti che stilizzano, i sindaci si spogliano, i nove morti fanno. Imal in due mesi ha rotto quattro volte lo scaldabagno. Ma questi indiani a casa loro si lavano così tanto? Certo, perché da piccoli li buttano nel Gange, li fanno nuotare fino alla città santa Benares, lì gli danno un piatto di riso al curry e ora che tornano indietro hanno 40-45 anni. Questo però, ogni cosa che tocca la rovina. Però direi tua madre come manutenzione mi sembra... Ma lascia stare mia madre! No, dicevo per il calcare. Ma che... lascia stare mia madre, ma cosa c'entra mia madre? Stiamo parlando di uno scaldabagno, ma lascia stare, no? Imal, come va là dietro? Male, signor Conte! Tutto fumo, dappertutto! Tossisci e di 33! 33! Ancora! 33! Va benissimo, sei sanissimo, è un fatto psicosomatico. Se ti lavi i piedi ti passa. Accidenti! Ma... ma chi ha tirato questa legnata? E lui, è stato lui! Noi stavamo andando a portare e aggiustare lo scaldabagno. Chi ti ha insegnato a giocare, ragazzo? Ma io non ho mai giocato. Raccontalo un altro! Questo stile e questa potenza non si inventano dal nulla. Ma veramente non ho mai giocato. Bravo! L'umiltà è la dote di un vero campione. Ma scusi, lei chi è? Sono il cavaliere Riberto Crocchia. E sono il presidente della Virtus Brianza Calcio. Ragazzi, date rete a me. Questo colore è da stoffa da vendere, ve lo dico io! Non se ne parla nemmeno. Mamma, un attimo di pazienza, non fare così. Contessa, la supplico. Il futuro della mia squadra è nelle sue mani. E nei suoi piedi. Non tollero il calcio e chi ne parla. Lo trovo plebeo. E anche Imal la pensa esattamente come me. Vero, Imal? Sì, sì.
Visto? Guardi, contessa, io di calciatori ne ho visti tanti. E le dico che questo ragazzo ha l'oro nei suoi piedi. Con uno così, la Virtus tornerebbe quella d'una volta. Com'era una volta, scusi? Uno squadrone, 11 belve assatanate. Potrebbe essere la grande occasione della sua vita. Imal ha già avuto la grande occasione della sua vita e gliel'ho procurata io. Comunque sentiamo, vero Imal che non vuoi giocare a calcio? Contessa, io seguo sempre il suo consiglio. Prima di prendere la decisione sbagliata, contessa, mi lasci almeno verificare una cosa. Imal verrebbe pagato, no? Profumatamente, signora contessa. Profumatamente, mamma. Imal ce l'ha già un suo lavoro e non ha tempo da perdere. E se poi mi lascia i conti in sospeso? Ma sono solo 2 allenamenti alla settimana, signora contessa, più la partita la domenica. E poi l'attività fisica lo ritempererebbe, non vede come Mingherlino. Tonificherebbe i muscoli, diventerebbe più forte e più potente. Sarebbe una sorpresa anche per lei, signora contessa, mi creda. Ma io se guadagno in più sono più felice. Appunto. Anche la filosofia è quella del calciatore, profonda ma sintetica. Se lui guadagna di più, è più felice. È pazzesco, ma è così. Ecco qua. Qui c'è la bozza del contratto. Guarda, ecco. 3 anni di ingaggio, primi partita e stipendi, questi li discutiamo a parte. Fuori serie, abiti firmati, scarpe inglesi. Che numero? Il mio. Beh, calma, calma ragazzi, calma. Prima di tutto bisogna che lo veda il suo allenatore. Gli fa un provino e se va bene allora possiamo cominciare a parlare di contratto. Ma penso che non ci saranno problemi perché Imal è un campione vero. Io non mi sbaglio mai su queste cose. Scusate, che cosa volete mangiare oggi? Ah, per Imal d'ora in poi solo bistecche. Come? Io sono vegetariano. D'ora in poi mangerai solo quello che dice la Coppa UEFA. Menù regolamentare. Tagliare al centro, così ti porta via un difensore, dai, forza! Il centravanti scatta, in diagonale, la mezzala gli fa velo e lui si trova solo davanti al portiere. Io voglio un calcio dinamico, dinamico, intendiamoci, forza ragazzi! Forza, io lo faccio il velo, sei tu che non lo fai! Buongiorno Moroni, come va? Buongiorno, salve. Buongiorno. Salve. E come vuole che vada, mi sembra di allenare una squadra di mufloni. Comunque questa è lo schema che abbiamo adottato la settimana scorsa. Ah, sì, ma domenica abbiamo perso 7-2. Punto. Non bastano gli schemi per vincere le partite, bisogna avere i campioni. Eh sì, ha scoperto l'acqua calda. E quello chi sarebbe? Ah, questi sono i procuratori di questo nuovo fenomeno indiano. Sono Imal, laureato in filosofia, però tutti mi chiamano ragioniere. Pensate, io sono radiatorista e tutti mi chiamano mister. Io sono il suo procuratore, ma tutti mi chiamano Conte. Io sono Renato Vimodrone, conte di Quartogiaro, e tutti mi chiamano Renato Vimodrone, conte di Quartogiaro. Mi chiamo così. Ah, bene. Vabbè, come mai questa passione per il calcio? Non ho nessuna passione per il calcio, lo guardo ogni tanto in televisione. Ah, ho capito, è uno di quelli che parlano perché hanno la bocca. Vabbè, perché questo sarebbe un fenomeno? Perché non essendoci il calcio in India, lui faceva tutto da solo. Come tutto da solo? Faceva tutto da solo, faceva le 2 squadre, 11 contro 11. Faceva l'arbitro, faceva i guardaline, faceva il pubblico e faceva anche la schedina. E 2 volte ha fatto 13. Vabbè ragazzi, su, forza, fatemi vedere cosa sa fare questo fenomeno. Dai, vieni. Forza ragazzi, palla! Vieni, devo provare uno nuovo! Stai tranquillo, tanto ci sono qua. Okay. Ragazzi! Yeah, ragazzi! Dai, date una palla a lui che deve fare un tiro. Damiani, vai in porta se ce la fai. Il suo punto forte è la potenza, non stiamo a guardare tutto. Sì, la potenza. Adesso ce la farà vedere che sarà un cannone. Pronti? Vai. Oh, troppa potenza! Un'altra palla. Forza, un'altra palla, dai! Prova con questa. Forza! Concentrati! Cerca di amministrare la tua forza! Porca vacca! Bestiale! Cristiane! Ah, si è tratto un aereo. Se qualcuno facesse delle domande, noi non siamo mai stati qui! Mi raccomando, eh! Aspettate! Allora lo facciamo sto contrattino!
Dai, vieni con noi, dai, ragazzi, facciamo cerchio, dai, dove eravamo rimasti? Forza, allora, il discorso che... Ma quell'indiano lì da dove esce? Ma io non l'ho mai visto. Uno così ci può servire, ci si può lavorare. Dai, vieni di là, perché lo sai che là la vita è bella. Dai, vieni di là, vedrai sul muro rimbalzare la palla. Dai, vieni di là, senza far finta porta tua sorella. Se c'ha l'enzema lo si sa, si spella. Ma sotto, zac, l'ascella, zac, e reggiseno urla una mammella. Perciò venite tutti e tre di là. Oi libeli, belli, 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 oi libeli, belli, 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 oi libeli, belli, 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 belli. Interrompiamo le trasmissioni per dare notizia di un incidente avvenuto nei cieli della Val Brembana. Un aereo carico di cozze è stato colpito in volo da un oggetto misterioso che ne ha causato l'esplosione. Fortunatamente il pilota, che si è catapultato dalla cabina, è rimasto miracolosamente illeso atterrando sulla moquette. Ah, io e te oggi non ci siamo visti, eh? Riprendiamo le trasmissioni dal ritornello. Belli, 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 belli. È forte il male. Belli, 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 belli. Forte e pericoloso. C'è una staffetta misteriale. Belli, 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 belli. Allora, questi sono gli schemi. Spero che abbiate capito. D'ora in poi tutto il nostro gioco deve convergere sul fenomeno. Ma a che ora si va via di qui? È già notte. Si va via quando lo decido io. Mister, c'è una chiamata per lei. Va bene, per oggi abbiamo finito, potete andare. Sì, sono Moroni, chi parla? Chi vuoi che sia, idiota? Chi sarebbe questo nuovo? Da dove diavolo viene? Non lo so, l'ha portato Crocchia. L'ha presentato un conte, un conte di quarto giaro. Sì. No, non c'ha un grande stile, però ha una grande potenza. Quello l'ho visto. Ah, beh, se lo dici tu. Ricordati che deve giocare bene solo quando lo dico io. Sì, 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 sì. Altrimenti non vedi una lira. Eh? No, magari quello. Aspetta. Hai controllato, Franz? Vincere. Vincere. Ok. Vincere, Moroni, vincere. Cerca di non farmi arrabbiare. No, perché? Siamo sempre andati d'accordo. Ricordati che abbiamo un patto. La prossima settimana si deve vincere, chiaro? Allora? Perdiamo anche domenica? No, attiri, adesso te lo rispiego. Domenica dobbiamo vincere, capisci? Vincere. E meno male. Con quell'indiano lì possiamo farcela. Sì, ma se te importa che mi preoccupi. E allora? Ti aspetto lì fuori da mezz'ora. Parlavo qui col mister. Lo sai perché ti chiamano mister? Perché è un mistero come tu faccia l'allenatore. È un mistero. Sì, vabbè. Voi due non me la raccontate per niente giusta. Buonasera. Salve, a presto, eh. Buonasera. Se scopro che fate i furbi, vi pianto un casino che ve lo ricordate per tutta la vita. Che bella serata, eh. Buonasera. E cammina a casa, forza, cammina. Non ci sei mai dentro casa. Mai! Se Iman andasse bene, per 5-6 anni può giocare comodamente. Fisicamente è integro, non è mai stato sfruttato. A parte i conti. Quest'anno lo facciamo giocare qui così si fa notare. L'anno prossimo lo buttiamo sul mercato, vedrai quante squadre gli salteranno addosso. Per non parlare dei guadagni, qui si tratta di cifra 9 zeri. Speriamo che non siano solo zeri, ci sia qualche numerino davanti. Quanti? 3. A proposito, oggi Mal si è mangiato 2 chili di filetto. I soldi per la spesa sono finiti. Non preoccuparti, ci pensa lui. No, io faccio il manager, tu anticipi. Ti do il 20% degli ingaggi. L'anno prossimo ti potrai comprare una mucca, altro che filetto. Piano, 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 cammina così del cane, piano.
abbastanza comoda con te, sì? Veramente sento uno spiffero. Vuole che chiuda? Lanfranco, chiudi la bocca e guarda la partita. Su. Hanno segnato un gol, mamma. Bravi, bravi. Ma che bravi, hanno segnato gli altri. Ma gli altri chi? Ci sono due squadre, una nella quale giochi male per la quale facciamo tifo, poi c'è l'altra, quella dei nostri avversari. Hanno segnato gli avversari. Quanti punti devono fare? 1000 come canasta? Quelli che fanno, fanno. Poi al 90° minuto finisce tutto. Ma che peccato così in fretta. Dai, allaga, 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 allaga. Forza, Migliano, gioco, gioco, Migliano, gioco, gioco, gioco. Sì, 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 arracca! Dai, dai, dai! Forza! Forza, forza! Quel ragazzo è un genio! Ma che genio, un ragioniere! Chi l'ha portato in Italia quello lì? Io l'ho portato io! E chi l'ha comprato? L'ho comprato io! No, un momento, prima devi firmarmi il contratto, se no sarò costretto a buttarlo sul mercato. Io devo fare l'interesse del mio cliente, capisci? Stia tranquillo, stia tranquillo, sistemiamo tutto alla fine dell'incontro! Chiudilo te, chiudilo te, chiudilo! Fermalo, ferma! A Kindi! Ma no! Ma poi a galera! Porca miseria! Il portiere dorme! Si è fatto il gol da solo! L'immortacci tua! Mamma? Renato, quanto ci vuole? Ci vuole, non siamo alla caccia alla volpe! Cornuto! Mamma! Avete qualcosa per il cuore? Cosa succede, signor Crocchia? Si è innamorato? È lecito sapere di chi? Ma no, no, fibrillazione. Lanfranco, hai portato il limoncello? No, signor Conte, non l'avevo previsto. Permesso? Permesso, grazie. Scusate. Via, permesso. Pensavate di avermi scaricato, eh? Invece no, eccomi qua. Come sta andando? Male, malissimo. Mancano 5 minuti e perdiamo 2-1. Allora il mal non è poi questo gran fenomeno, eh? La signora ha ragione, bisogna rivederlo quel contratto. Cosa che non va? No, niente, niente! Abbiamo pareggiato! Abbiamo pareggiato! Mi sa che oggi finisce male. Ma perché? Ci sono ancora 3 minuti, il tempo di fare un altro gol e una bella firmetta. Forza! Ci sono ancora 3 minuti! Dai, dai! Signor Crocchia, non faccia scherzi. Dai, non faccia il furbo. Guardi che non impressiona nessuno, eh. Dai, signor Crocchia, dai, firmi il contrattino. Su, su. Che è successo?
Calmo. Questo signore, se continua con queste emozioni, rischia di rimetterci la pelle. Ma dove cavolo sono? È in un albergo, signor Presidente. In un albergo? E la sirena? Questa sirena? È un allarme. Hanno tentato di rubare un'automobile, signor Presidente. E questi? Questi chi sono? Sono i camerieri dell'albergo, signor Presidente. Ah, la partita. La partita, com'è finita? Bene, abbiamo vinto. A proposito, già che ci siamo, potrebbe firmarmi il contrattino? Ma che contrattino, contrattino? Prima di pensare al contrattino, cercate di tenermi fermo questo cavolo d'albergo. Ah, la penna è la mia. Segua la terapia e stia tranquillo. Disturbo? Oh, io chi è? Ancora lei. Ci sarebbe una piccola formalità, la firma del contratto di Mal. Senti, il dottore mi ha detto che non devo più parlare di calcio. Siccome ha telefonato il Real Madrid. Ha chiamato? Ha chiamato il Real Madrid? Il Real Madrid ha chiamato me. Con chi ha parlato del Real Madrid? Con tutta la squadra. Ma mi faccia il favore. Come? Sono stato al telefono a mezz'ora. Anzi, tanti saluti da Concessao. Ma non diciamo fesserie. Vabbè, non è vero. Vabbè, non è vero. Comunque, senza la firma sul contratto, in mano non glielo posso dare. Dare soldi e vedere cammello. Ci vorrebbe un piccolo anticipo. Un anticipo? Sì. Adesso? Certo. Ma io sono uscito con 470.000 lire. Devono essere qui nel portafoglio. 475.000, le ho prese io. Come anticipo può bastare. Su, firmi. Ecco qua. Firmiamo sto contratto. Ecco. Qua. Ma poi, chi farà il presidente della società? Perché non lo fai tu? Un conte. Un conte come presidente. Le vendo la squadra. Come le vendo? Dove li vado a prendere io i soldi? Affrontiamo un problema per volta, eh? La penna. Ci vediamo dopo i supplementari. Ma un prestito per cosa? Per comprare la squadra, il primo passo. Ma un primo passo per dove? Per diventare miliardari. È una questione di immagine. Già me lo vedo dappertutto. Come? Dopo aver comprato la squadra, compri la televisione dove lavora Elena, poi il supermercato di Via Garibaldi, l'edicola sulla piazza, così abbiamo sotto controllo la carta stampata, il cinema di Don Bruno, quello dell'oratorio. 6 mesi, dico 6 mesi e tu mi diventi sindaco. Sindaco? La cosa diventa molto interessante, vada avanti. Poi metti su una bella impresa e via con l'edilizia, quarto Giaro 2. Già me lo vedo. Un oasi nel verde a pochi minuti dal centro. Il centro, Piazza della Scala. Centro di quarto Giaro, mamma. Poi prendo un bel negozio, lo riempio di pomodori pelati e di latte. Sai quanta gente mangia gli spaghetti e beve il cappuccino? E la borsa dove la metti? La borsa l'ho messa di là, sul tavolo. Comunque tutto questo si ottiene col calcio. Tu dimmi una squadra dove non ci sia un presidente che è una persona importante. Sì, ma quei presidenti lì erano già importanti prima di diventare presidente. E noi faremo esattamente il contrario. Invertendo l'ordine dei presidenti, il fattore non cambia. Dobbiamo prendere una decisione. Renato, vuoi fare il presidente, sì o no?
Qui non c'è più una lira. Io non sono più il presidente della società. E noi supporter? Chi ci mantiene? Ho passato la mano al conte di Vimodrone. Conte? Conte Vimodrone? E allora? E allora? Andiamo da Conte! Andiamo da Conte! Andiamo da Conte! Andiamo da Conte! C'è un energumeno che chiede al signor Conte, dice di essere il capo degli ultra. Gli ultra? Mandalo via, digli che non ci sono. Come vuole. Mica possiamo dare confidenza a tutti. E poi, come si permettono di venire in casa? Mi sembra giusto. Presidente? Lui. È lui. Abbiamo saputo che ti sei accattata la squadra e non ci hai fatto sapere niente. Stai d'accordo, perché se ti pigliamo ti spezziamo le braccine. Hai capito? Renato Vimodrone, conte di Quartogiaro, con chi ho il piacere di parlare? A me mi chiamano Popotamo. Signor Popotamo, prego, s'accomodi. Grazie. Non lì! Vuole bere qualcosa? Avete delle uova fresche? Oh, certo. Fammi uno zabaione con 20 uova e 4 etti di pangente. Mi raccomando, tutto frullato. Bene. Trasferte. Vitto, alloggio, coreografia, sostegno morale e organizzazione. Tutto questo è la nostra piattaforma, sulla quale non si discute. In parole povere, quanto sarebbe? Solo per la mia merenda sono belle 300.000. Non sei povero, uno sconto? No, non se ne parla nemmeno. La domenica a prendere freddo, andare allo stadio con i striscioni, a fare le botte, a urlare come iene. Questo è un lavoro, bisogna pagarlo! Mi sembra giusto. Ecco il suo zabaglione. Ah, vediamo quello che sai fare. Siamo gialli, siamo blu. Siamo quello che vuoi tu. La nostra squadra è gialla, la nostra squadra è blu. Il mare è color indaco, voglio fare il sindaco. Il nostro sangue è giallo. Io invece il sangue blu, se perde la mia squadra, io non ti pago più. È bravo il presidente! Poi chiami i miei amici. No, aspetta. Cari tifosi, io sono il nuovo presidente della Virtus Brianza. Il gioco del calcio è bello perché la foto del vostro presidente si gioca 11 contro 11 e non si sa mai come va a finire. Ho parlato col mister, ho preso alcuni accordi tattici. Gli schemi saranno 4-2-4, 2-2-2-4, 1-1-1-1-1-1-1, detto anche fila indiana. Il portiere potrà assentarsi solamente negli orari stabiliti dal condominio. C'è chi giocherà e chi starà in panchina. Questo lo deciderò io, solamente io. Il nostro campione, la nostra punta di diamante, è uno straniero che mia mamma ha comperato in India. Si chiama Imal, ma nella sua squadra, il Kiwi, lo chiamavano il castigo di Indira. Sa fare i cross, sa giocare in difesa, sa fare la punta, sa fare il dribbling, sa fare il regista. Ho preso degli accordi col vostro capo, degli accordi economici, che cercherò di... No, che rispetterò settimanalmente. Divertitevi, seguite la squadra con passione e non venite più qui, perché qui è tutto mio. Andate e moltiplicatevi. Bam, 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 bam
commendatore, complimenti per la scelta e grazie per la preferenza. Mi raccomando, che si legga bene la marca dei nostri cotechini. Maialun. Bel nome, azzeccato. Ma di chi è l'idea? Ma il mio nome è... Oh, un industriale con fantasia. Complimenti. Stia tranquillo, la scritta sarà messa in bella evidenza sulla maglietta. Oh, possiamo fare in due modi, guardi. O Maialun qua, tutto attaccato, o se preferisce Maialun. No. Tutto intero. Come crede? Abbiamo già pronto anche lo slogan. Maialun, il cotechino che ti lascia il sapore nel naso e il profumo nelle ascelle. Oh, bello, davvero bello. Ecco, guardi, per l'assegno può appoggiarsi qua. Sì. A chi lo intesto? In bianco, grazie. No, Renato di Vimodrone, conte di Quarto Giaro. Vero. Ecco qua. Va bene, allora, grazie di tutto, arrivederci. E ci pensa al mio suggerimento, l'abbinamento con le lenticchie. È un'idea audace, ma può funzionare. Ci penserò. Bene, arrivederci. Di nuovo, arrivederci. Salute. Oh. Ecco. 30 milioni, mica male. No, come inizio non c'è proprio male. Pronto? Sì, è qui, sì, siamo noi, sì. No, guardi, penso che la maglia ormai sia tutta impegnata. Comunque le passo all'esperto, il sezionatore. È un idraulico. Sì, mi dica. No, di libero abbiamo soltanto una spalla, il bordo dei calzettoni e basta. No, le mutande non le porta. Vabbè, ci faremo vivi noi. Arrivederci. Una miniera d'oro. Continua l'irresistibile ascesa della Virtus, trascinata dal suo bomber Imal. Stiamo cercando il presidente, il conte Renato Vimodrone di Quarto Giaro, per sentire e conoscere quali sono le sue impressioni. Intanto abbiamo preparato per voi una serie di gol. Tutti da guardare. Ecco la torta. Muoversi che la candelina si squaglia. Oh. Ma per chi è? È per te, in tuo onore, signor presidente. Forza! Oh, che sorpresa, grazie mille. Imal, sei tu? Sei venuto benissimo, sembri un fakiro. Dai, spegni. Allora, uno, due... Abbiamo finalmente con noi il neo presidente della Virtus. Allora, ci dica, presidente... Sono io, in televisione. Gloria, qual è il suo pensiero? Io ho preso questa squadra che... Ciao, ciao. Sì, grazie. Ho preso questa squadra... che non aveva neppure i soldi per gonfiare i palloni. Guardi, ciao, grazie, sì, guardi dove l'ho portata. In questo momento prevede altre vittorie per il futuro. Ciao. Evviva! Comincia la pacchia, ragazzi. Vediamo. A me tanto. Ecco qua. Per la mamma. Grazie. Per te. Hai mal poco, Cin cin. Evviva! Alla Virtus Brianza. Hai mal. Domenica quell'indiano non lo voglio vedere neppure in panchina. Neppure in panchina? Se no... Sì, ho capito. Ma Attilio che deve fare? Attilio deve prendersi due bei gol. Uno e due. Anche quattro. Roxy Bar. Sì, ecco. Attilio, tua moglie. Sì? Deficiente. Tutto il giorno fuori casa e non sei neanche andato a lavorare. Ida, c'è gente. Sto parlando di lavoro col mister. Sì, con quel nulla facente del Moroni o con qualche disgraziata, Stasera quando torni ti aspetto che facciamo i conti. E se domenica perdi la partita, ti spacco la faccia. Vieni subito qui, se no ti vengo a prendere io. No, non ti disturbare, arrivo subito. Dicevamo? Il problema è come fermare i mali. A quello... penseremo noi. Certo che l'arrivo della mia famiglia in questo ambiente ha dato un tocco di classe. La classe non è acqua. Ragazzi, oggi non parleremo di pretattica perché quella di oggi non sarà una partita, ma sarà un duello all'ultimo sangue, una corrida. Da una parte il nostro avversario, il toro. Un animale forte e coraggioso, ma pur sempre
un animale. Dall'altra parte, sotto il vessillo dei Vimodrone, un manipolo di irriducibili guidati dal nostro condottiero Imal. Il torero che annienterà il nostro avversario. Scusi, presidente, il premio partita? Vabbè, a quello ci penserà mia madre. Per tutti. Sì, per tutti. Adesso mi raccomando, in campo dateci dentro e sprezzati del pericolo, Allora, Moroni, non ti vedo convinto. Mi raccomando, gas, gas, altrimenti ti compro la canna da pesca, Scusa, Emanuele, aspetta un attimo. Volevo ripassare uno schema. Vedi, tu devi tagliare al centro, capito? Caro Moroni. Ah, questi sono i medici federali, sono qui per l'antidoping. Antidoping? Addio. Allora? Come va? Non c'è Imal. Ma come, non fa giocare Imal? Morone è un sant'uomo. Ha capito che Imal si deve riposare. Mister, ma voi giocate in 10? Allora dov'è che si è piccato Imal? Ah, perché non c'è più? No, che facciamo? Ah, vabbè, facciamo entrare una riserva mentre aspettiamo che torni. Se torna. C'è qualcosa che non va. Ma chi è questa qui? Non lo so. È Ida, la moglie del portiere. Una bella. E sapesse che suo marito se la fa con quella biondona lassù, se lo sbranerebbe vivo. Ah, interessante. Miseria, no! Ma non è possibile andare avanti così. Io vado a cercare i mali. Io vado a dire due parole al portiere. E come stiamo andando? Male, male, Claretta, male. Stiamo perdendo. Psst, Damiani! Che c'è? Io non so se è vero, ma ho come l'impressione che ti stai impegnando poco. E allora? E allora si sentono delle strane voci in giro, indiscrezioni. E allora? E allora sarebbe che se non ti dai una regolata, che se per esempio non pari, io dico a tua moglie che te la fai con quella biondona là. No, no, ti prego, conosci mia moglie? Sì, è quella là. Matteo, deficiente! Mi hanno incastrato. È un pezzo grosso, uno del calcio scommesse. Ah, sì? Fa un po' come ti pare, ma ricordati che se non pari lo dico a tua moglie. Guarda che c'è un'azione. Bravo, Attilio! Vai, vai così, fagli vedere! Bravo, bravo! Ma che succede? Si è svegliato il venduto. Vai, Damiani! Imal! 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 Ah, sei qui! Trovato niente? No, scomparso. Il portiere ha confessato di essersi venduto a un boss del calcio scommesse. Ecco perché hanno fatto sparire Imal. E così noi siamo fregati. Non ancora. Intanto per il momento non ci faranno più gol. Questa è la sua borsa.
Con questo calzino il cane del guardiano ce lo farà ritrovare. Mi dispiace, signor Presidente, è raffreddato, ma con questo non c'è bisogno del cane, lo trovo anch'io. Allora, dai, su, si viene da fare. Forza. Dai, cerca. Su. Cerca. Su, forza, forza. Dai. Annusa, cerca. Eccola. Eccola qui. È qui. Qua. Con questo ho aperto tante di quelle serrature. E apri anche questa, che la stanno giocando un secondo tempo, su. Dai, apri. Eccolo dov'era! Dai, vieni! Cosa dici? Vieni! Ma cosa dici? Ho detto aiutatemi! Ma non parlare di anno, su! Dai, vieni, presto, andiamo! No, di là, di là, di là, su! Presto che stiamo perdendo due a zero! Prendi la targa e chiama la polizia, eh! Sì, subito, signor Presidente! Eccolo qua, l'abbiamo trovato! Io pronto! No, bene, bene! Dov'era? Stava facendo la ruota di scorta. Dai, fallo giocare. Ma no, come? Adesso stiamo giocando bene. Ah, stiamo giocando bene e stiamo perdendo 2-0? Sì, ma ora recuperiamo. Chiedi il cambio. Chiedi il cambio! Arbitro! Cambio! Dai, avanti, su. Sei licenziato. Così su due piedi. Certo, lo fanno tutti i presidenti, non lo devo fare io. Sei licenziato. Dammi il cronometro che è della società. Se riesce a capire da che parte deve segnare, fa. Vai! Dai! Dai! Vai, vai, vai! Facciamo sul collo! Sulla bocca mi fa schifo! Vai, vai, che dobbiamo pareggiare! Vai! Eh no, porca miseria, me l'hanno falciato! Non ti preoccupare, ti sta rialzando. Bravo, dai, su, su! Ibal! Pensa solo alla forza, non usare il cervello! Non ti preoccupare, quello gli viene bene. Dai! Mancano 5 minuti, ce la possiamo fare. Quanto manca? 4 minuti e 59 secondi, ce la possiamo fare. Forse, signora contessa, ma non è ancora finita. Rigore! Quello lì,
fischia tutto, doveva fare il capostazione. Damiani! Io sono qua! Tua moglie è là! Che sta facendo? Sta mettendo a posto la palla. Adesso? Sta prendendo la rincorsa. Tiro! Bello schifo. Via, presto! Una grande parata, davvero! Per premiarti suggerirò al presidente di regalarti un bel viaggio in Polinesia. Grazie. Su un atollo con tua moglie per 5 anni. Cara contessa, non faccia così. I giovani non sono affidabili. Prima o poi prendono il volo. Certo che passare dalla Virtus al Filicudi per te è stato un bel salto di qualità. Ho definito tutte le clausole del contratto. Buongiorno. Ingaggio fisso col 50% di anticipo, 15% sugli incassi, auto senza autista per il calciatore 10 minuti prima e 20 minuti dopo la partita. E per il manager, prenotazione gratuita di un posto in un campeggio di Filicudi con vista su Alicudi. Ma io tornare qui tutte le lunedì dopo la partita, promesso? No, no, tu devi riposarti, così rendi. Grazie. Di più. Se mai veniamo noi a trovarti, magari. Scusate. Fra 15 anni. Ma dove va? Namaskar, Samiji! Samiji, namaskar! Namaskar, Samiji. Namaskar, Bente. Namaskar, Samiji. Forse ha trovato dei conoscenti indiani. Allora, mene sangirdi chordia, eh? Allora, che lagar vanghia. Allora, mi sembra un santone. Come si chiamano? Guru? Sì. Certo! Ma come? Ma si picchiano! Imal! Imal, dai, fai in fretta! Hanno chiamato il nostro volo! Dai, vieni qua! Su, dai! Sì, il Koki. Cosa c'è? Non parto più. Cosa? Non giocherò mai più. Abbiamo appena firmato il contratto, cosa dici? Sei impazzito? Questi palloni si fanno col cuoio. Il cuoio è delle vacche, le vacche sono sacre. Io non tiro calcio a una vacca sacra. Robe da pazzi. Robe da pazzi. Come si fa? Buongiorno. Buongiorno, signor Conte. Non puoi farmi questo, Imal. No, no. Ti supplico, sono un sacco di soldi. No, no, no. Cervello di gallina. Imal, ma non sei partito? Io ho presa decisione. Non mi importa di giocare con la pelle di una vacca sacra. Non mi interessa il loro calcio, il loro business. Basta, io voglio stare qui. Io voglio stare qui. Gli atleti sono bizzarri. Nostalgia di casa. Come hai detto che sono? Diciamo che sono bizzarri. Hai visto Lamponi Fulvio come va in bici? Va in bici? No, dico, hai visto come sta in sella, l'assetto, la potenza delle leve? Io un po' che lo tengo d'occhio. Sa scattare, sa tirare, succhia la ruota, fa l'elastico. Secondo me ha il cuore di Coppi. Ci vuole niente a mettere su una squadra ciclistica. 10 maglie, 2 massaggiatori. Io faccio il manager, tu fai il presidente. In 3 mesi mi diventi assessore allo sport. Questo progetto non mi è nuovo. Bisogna che ne parli con mia madre. Aspettiamo qualche giorno, però. Come vuoi.
È bravo davvero. Hai visto? Ammazza. Hai visto che pedalata? Bravissimo. Cosa c'è nella nebbia in Valpadana? Ci son cose che a dirle non ci credi. Non ci credi nemmeno se le vedi. A parte il fatto che non le vedi. Che cos'è questa nebbia in Valpadana? È un fenomeno dell'umidità. Se rimani intrappolato dentro, si incasina la mentalità. Istituti di credito, banchieri che si impiccano, le mani si puliscono, i piedi se la squagliano, le amanti non si lasciano, le mogli si intromettono, i mariti le perdonano, ma dopo le trafittano, le strade non finiscono, gli incroci non si vedono, i semafori non servono, i cammelli non esistono, nebbia in Valpadana.